Buongiorno ragazzi, benvenuti in una nuova giornata qui a Dubai. Questa purtroppo è l'ultima giornata a Dubai. Purtroppo perché comunque è una bella città, meno male perché fa un caldo allucinante, quindi meno male che me ne vado, magari vado in posti un po' più freschi e un po' più vivibili. Allora, vi volevo far vedere la mia camera, sono arrivato all'ultimo giorno, lo so, perdonatemi, però avevo detto che ve la facevo vedere, quindi ve la voglio far vedere. Allora, la mia camera è molto semplice, bella ma semplice. Abbiamo subito qui la porta d'ingresso e qui un bellissimo armadio a specchio, dove all'interno troviamo cassaforte, bilancia per pesarsi, asse da stiro con ferro annesso, che tra l'altro ragazzi questa robetta qui è la prima volta che utilizzo nella mia vita, infatti sì, l'ho utilizzata e l'ho utilizzata, vi faccio vedere, per attaccare le patches. Mi sto comprando le patches in giro per il mondo dei posti che sto vedendo, c'ho anche quella della Russia e della Lettonia che però mi si sono staccate e poi riattaccherò in un secondo momento. Qui invece abbiamo il bagno che dispone di tutti i comfort, ci abbiamo specchietto, questo qui per le sopracciglia, fono, lavandino, qui mi hanno dato tutto il kit per lavarmi, rasarmi, spazzolarmi i denti, tutto quanto, tazza, e qui abbiamo la vasca con la doccia. Qui invece io ragazzi ci mettevo le mutande che lavavo, perché bene sì, mi sto anche lavando le mutande, non è tutto rose e fiori quello che sembra, c'è anche da lavarsi le mutande, e qui diciamo era il mio stendino. Poi abbiamo di qua la camera principale, qui abbiamo un bellissimo tavolino con due poltrone dove di solito la sera cenavo, e qui invece abbiamo un letto matrimoniale comodissimo ragazzi, davvero comodo, e qui la scrivania con un televisore pazzesco, enorme. Tra l'altro la prima sera l'ho acceso, ho detto che non l'accendevo mai, però la prima sera l'ho acceso per guardare Castaway, c'era Castaway in televisione e me lo sono visto. Ragazzi, questa è l'ultima giornata qui a Dubai, stasera si riparte, riparto per le ore 10:15 ora locale, quindi abbiamo ancora tutta la giornata da passare qui a Dubai. Io direi ragazzi, facciamocelo un giro e godiamoci quest'ultima giornata di caldo torrido. Ragazzi, sono venuto più nei centri commerciali in 3 giorni qui a Dubai che in 23 anni di vita mia a Roma. Devo dire che il centro commerciale era davvero carino, perché era diverso dai soliti centri commerciali, era dedicato a questo esploratore di nome Battuta, che appunto aveva esplorato tanto tempo fa alcuni paesi, e ci sono dei padiglioni di tutti i paesi che ha visitato, quindi ogni padiglione è a tema del paese in cui era andato questo Battuta, ed è fighissimo perché da un momento all'altro sei catapultato in un altro mondo. C'era il padiglione della Cina, dell'India, della Persia, li ho visti tutti, me ne mancavano solo un paio che erano quelli della Tunisia e dell'Andalusia, però non li ho visti perché sennò non facevo in tempo a fare quello che sto per fare ora. Sto in un parcheggio ma sto andando verso la monorotaia mi porterà verso l'hotel Atlantis, verso la palma artificiale di Dubai, e lì ci faremo una passeggiata, insomma. Vedremo cosa c'è da vedere, dubito che riusciremo ad entrare perché, insomma, non lo so, credo di no. Vediamo lì che succede comunque. Thank you.
sono riuscito ad entrare, ora sto ritornando verso l'hotel per prendere lo zaino grosso e andare verso l'aeroporto. Non mi hanno fatto entrare, soltanto chi alloggia. Mi hanno detto: senti, ma te quanto sei povero da 1 a 10? Io gli ho detto: guarda, 7, 7 e mezzo. E lui mi fa: è troppo. Se eri povero 6, pure pure te facevo entrare, ma 7, 7 e mezzo è proprio impossibile. Quindi niente ragazzi, evviva la povertà. Adesso ritorno in hotel, prendo lo zaino e ci vediamo noi direttamente all'aeroporto.